Ci siamo qua, siamo arrivati, manca Ettore all'appello, ha avuto un po' di intralci col traffico, comunque dovrebbe arrivare e ci parlerà appunto della realtà del mondo celtico e dell'antica realtà dei Veneti dal punto di vista storico e antropologico. Bene, prima di e aspettando l'arrivo di Ettore spendiamo due parole, anzi diciamo due parole importanti sulla radio. Sapete che purtroppo è partita la dichiarazione di redditi, le imposte sono da pagare, quest'anno le imposte possono anche trovare una destinazione diversa. Parte dell'IRPEF che voi versate o che avete già versato allo Stato può essere destinato agli amici dell'Associazione Salute e Ambiente. Nulla di costoso, nulla di impegnativo, non ci sono importi nuovi da sborsare, basta semplicemente sul modello 730 o sull'unico indicare, o sul CUD anche per la comunicazione, indicare il codice fiscale degli amici dell'Associazione Salute e Ambiente. C'è appunto una scheda specifica che è destinazione o scelta della destinazione del 5 per 1000 e dell'8 per 1000. Noi sapete che come trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo facciamo la campagna affinché firmiate l'8 per 1000 per lo Stato. Quest'anno invitiamo e chiediamo, e speriamo che molti lo facciano, di destinare il 5 per 1000 a salute e ambiente. Allora sono tre caselline sul 5 per 1000. La prima è la casellina che interessa per la destinazione a salute e ambiente. Si sottoscrive e si indica il codice fiscale. Il codice fiscale di salute e ambiente è 92 17 36 60 280. Questo codice fiscale permetterà che il 5 per 1000 dell'IRPEF versato vada destinato all'Associazione Salute e Ambiente. Come sapete, Salute e Ambiente è un'associazione che si dà molto da fare sia in Veneto per informare su moltissime tematiche ed è un'associazione che è molto impegnata nel sostenere Radio Gamma 5. Questa volta per sostenere la vostra radio non servono esborsi di denaro, non servono impegni, non ci sono costi, non c'è nulla da fare. Una semplice firma e un codice fiscale 92 17 36 60 280, e il 5 per 1000 potrà sostenere Radio Gamma 5. È importante farlo, è necessario per chi vuole mantenere e sostenere questa radio. Non sto qui a elencarvi tutto quello che nel passato recente la radio ha subito, ha dovuto fare e cosa ha dovuto affrontare. Moltissimi di voi hanno contribuito veramente in maniera generosa a mantenere la radio, a difenderla e permettergli di andare avanti. Questa volta appunto potete fare un qualcosa per la radio a costo zero e questo è importante. Allora, destinazione del 5 per 1000. Per chi ha problemi tecnici o non capisce la motoristica, non ha la scheda, qui in sala radio, in sala riunioni, c'è una bacheca proprio destinata a questo. Vi potete recuperare i vari esempi sia col CUD sia con l'unico, sia appunto col 730, e perciò vi potete portare via delle fotocopie e potete trovare indicazioni proprio pratiche, tecniche su come si realizza la cosa. Poi chi ha internet le notizie le trova, potete anche chiedere. La cosa non è complicata, non servono assolutamente grandi esperienze e si può fare facilmente. Allora, salute e ambiente, 5 per 1000, 92 17 36 60 280. Allora, ricordo che poi ci sono legati a questa trasmissione e legati più in generale alle tematiche pagane che noi affrontiamo in questa radio dal 1996, degli incontri, delle possibilità di discussione, di un ritrovarsi. Allora, domani sera è per i cristiani il Venerdì Santo, è la vigilia del festeggiamento di uno sterminio, dell'uccisione dei primigeniti degli antichi egiziani. D'altronde sappiamo che i monoteisti amano sempre sacrificare i bambini. Comunque, noi, per ricordare un amico morto nel 93, ci ritroviamo ogni Venerdì Santo a mangiare musso. Allora, domani appunto alle ore dalle 20 alle 20:30 a Marostica, e poi ci troviamo direttamente al ristorante. Chissà dove è il ristorante, può arrivarci già direttamente. Chi vuole partecipare può chiamare al 349 75 54 994, e questo è l'appuntamento imminente per domani sera.
Giovedì 12 aprile alle ore 21 al pub Involk in via Aureliana a Monte Corto Terme c'è il MUT, che è l'incontro pubblico dei pagani del Vicadan Veneto, informale, discussione, si parla a ruota libera, ci si incontra, si discute, si conosce, perciò uno può anche venire lì tanto per poter discutere in un ambito diretto personale di queste tematiche. Sabato 14 aprile alle ore 21 a Saonara, all'auditorium delle scuole medie, ci sarà la presentazione del libro Il Cappello dei Magi. Il Cappello dei Magi è un antico ritrovamento di un elmo nella zona di Oppiano. Verrà presentato questo libro che appunto ci descrive, ci racconta, ci spiega e fa delle interpretazioni, dà delle suggestioni su questo cappello. In abbinata c'è anche la presentazione, una piccola conferenza di Silvano Lorenzoni che parlerà dei venti del periodo preromano. Perciò anche questo è una possibilità di approfondire ulteriormente le nostre radici e la cultura appunto veneta e la cultura degli antichi veneti. C'è un altro incontro più avanti che è fissato per il 21 di aprile, però attendo conferma dalle amiche che lo stanno organizzando, comunque questo qui a Verona. E questi appunto sono tre incontri importanti, diversi, che però permettono di incontrarsi, di poter parlare, di poter conoscersi. Allora, visto che Ettore rimane ancora imprigionato nel traffico, io vorrei dare un consiglio di lettura. Oggi abbiamo parlato di alcuni libri e questa sera vi consiglio una rivista perché è interessante, ben fatta e corposa. È una rivista trimestrale, si chiama Prometeo, nome evocativo, è un trimestrale di scienza e storia. In questo numero è un numero monografico dedicato a civiltà e religioni. È una rivista formato A4 di oltre 150 pagine, con varie interpretazioni, con vari significati, con varie cose. Per quanto riguarda il discorso religione, laicità, c'è un capitolo consistente anche sul discorso proprio di quello che ha a che fare con il discorso della laicità delle religioni civili, dello scontro tra monoteismo e politeismo, e c'è anche un piccolo articolo sulla laicità di Marc Auger, l'autore del Genio del Paganesimo. È una rivista appunto di cultura, pochissima pubblicità, tutto testo, trimestrale, che vi permette di leggere molto, di leggere moltissimo, perciò ve la consiglio. C'è una piccola curiosità, si fa un po' di accenno per quanto riguarda a vari autori che si sono occupati di religione. E allora si parla di Richard Davidson, che è un pensatore, un biologo, che insegna a Oxford. Lui ha scritto un libro che si chiama The Good of Delusion, il Dio della Delusione. Dice il curatore di questa scheda: la traduzione italiana del titolo al momento è ancora sconosciuta perché trattasi di una questione delicata. E come vedete siamo nel 2007 e tradurre The Good of Delusion è già problematico per molti. Bene, Ettore è riuscito ad arrivare. Deve prepararsi. E allora appunto io vi consiglio proprio questa rivista, costa 7,90 euro, logicamente è fatta da persone, da autori accademici, perciò nulla di particolarmente forte, però è interessante perché affronta in maniera proprio uno studio abbastanza ampio sul discorso della religione. È buona lettura e incoraggiamo queste riviste che si occupano di cose significanti e importanti, ed è appunto importante questo. Bene, vediamo di aprire i microfoni. Microfono aperto. Ci sei? Com'è il traffico, Ettore? Aspetta, guarda, parla pure. Sono in linea. No, prova adesso, il microfono è aperto, perché sai che Radio Gamma 5 non ha... Ah, sì. Adesso dovrebbe essere aperto. Bene. Mamma mia, che traffico. Hermes non ti è di aiuto, vero? No, non mi è di aiuto. Innanzitutto, buonasera a tutti. Eccomi qua. Ringrazio sempre Radio Gamma 5 che mi dà la possibilità di poter parlare. Darai il 5 per mille Radio Gamma 5 quest'anno. Infatti, vero? Ti ascoltavo venendo qua. Questa è un'ottima idea. Devo dire che avete trovato l'escamotage giusto per cercare di aiutare questa radio.
questa radio che tanti anni, un trentennale mi sembra. Sì, 31. 31 anni e non è poco, è molto longeva, fa un servizio pubblico eccezionale perché ha un suo passato, insomma, con alti e bassi, però di programmazione culturale, programmazione nei vari svariati campi, io l'ascolto durante il giorno, sono in giro, vedo ci sono le trasmissioni molto interessanti, molto curiose e anche molto divertenti. Dunque un grazie a tutti i conduttori, questo è il mio dovere. Ecco, per poi entrare, ho sentito poi che hai già presentato... Sì, anche oggi l'avevo già presentato, ecco, nel corso delle conferenze, che al limite se tu vuoi tornarci sopra in maniera più diffusa, meglio. No, beh, poi magari nel finale, se c'è un po' di tempo, rinfreschiamo la memoria, ma poi avremo tempo anche giovedì prossimo, insomma, di ricordare questo appuntamento, che secondo me è molto curioso, molto interessante, perché avremo proprio l'autore del libro Il Cappello dei Magi, che è Luigi Pellini, un signore che abita proprio a Oppiano, dove è stato trovato questo elmo, che tra l'altro avevamo già citato, che fino all'anno scorso era in uno scantinato del Museo di Firenze, adesso a quanto sembra è stato messo in mostra. Beh, insomma, già un progresso l'abbiamo fatto. Sì, esatto, sì. Ecco, e poi come di consueto saluto tutti gli ascoltatori, e come voi sapete che io l'augurio che faccio a tutti è che la dea Reitia, la dea dei Veneti antichi, vi porti tanta salute e abbondanza. Questo è il minimo che posso dedicare agli ascoltatori di Radio Gamma 5. Ecco, poi per tornare alle nostre cose, oggi ho sotto mano un libro che si chiama La magia dei Celti. È già un libro che è un titolo che è un po' sfruttato da vari autori, ma questa Pina Andronico Tosanotti mi sembra molto in sintonia con il modo che poi ho anch'io di vedere un po' su questa cultura, e devo dire che sì, è la base di quello che ha scritto la Pina, è in base probabilmente a tutta una serie di ricerche che anche lei ha fatto, traendo poi spunto da libri scritti in Britannia, in Irlanda, in Galles e in Scozia. E poi probabilmente anche il fatto è che lei è stata in questi luoghi meravigliosi, ha visitato un sacco di musei in tutta per l'Europa, e poi ha scritto questo libro e ci dà un sacco di informazioni. Ecco, io ho alcune cose molto curiose che mi spinge poi a portarvi a conoscenza, che forse magari ne abbiamo anche già parlato qua, forse anche Francesco ne ha tratto spunto per alcuni suoi dedotti su quello che magari fa, sul filone che lui segue, stregoneria, paganesimo e magia. E magia. E infatti. Allora, dalle origini alla religione magica. La civiltà megalitica, ecco, poi per parlare di civiltà megalitica, sentivo prima che Francesco accennava a Silvano Lorenzoni, che presenterà la serata del 14 aprile a Saonara. Silvano Lorenzoni è uno che ha fatto uno studio sui megaliti in Veneto e parlerà di megalitici in Veneto, poi spazierà anche sui Veneti antichi, però lui ha approfondito questa materia e noi saremo ben lieti di ascoltare e poi i risultati di queste ricerche che ha fatto Silvano, e spero che ci sia anche in ascolto, e lo saluto vivamente. La civiltà megalitica si presentò ai popoli vaganti, sarebbero i Celti, così si possono definire i Celti di ceppi diversi, come a un ritorno della loro origine dimenticata. Sebbene provenienti, come si crede, dal centro dell'Europa, non esiste, secondo Pina, la certezza che il ceppo nei lontani millenni sia proprio nato dove le immobili sentinelle, cioè i menhir,
che sarebbero quelle pietre dritte, che se voi andate a Carnac in Bretagna c'è un posto dove ne sono allineati migliaia, è un posto meraviglioso, carico di energia. Ecco, chi poi fa meditazione sa che queste cose sono molto importanti. Attendevano il ritorno dell'antica gente, trasmigrata per ragioni climatiche di sopravvivenza. Probabilmente questo popolo indoeuropeo si spostava dai loro paesi per andare in cerca poi di terre più fertili e anche per non sovrabbondare poi i territori. E allora, proprio per un discorso di sopravvivenza, migravano. E migravano attraverso l'Europa. Alcuni sono arrivati in Italia, altri in Germania, Francia, poi passati in Inghilterra e così via. Probabilmente avvenne una riscoperta e una rivalutazione dei remoti dei di pietra, ormai profondamente addormentati, ma pronti a risvegliarsi dal lungo sonno. Non si traeva, come può apparire, di simboli fallici, bensì di dita puntate verso le costellazioni, che indicavano la via verso la primitiva dea raggiante, la luna. Del resto, l'origine di questa civiltà megalitica fa parte di un segreto millenario che gli studiosi cercano di svelare da tempo. Allora, decine di studiosi, no, cercano di capire come mai questi popoli allineavano queste pietre sempre verso l'alto, verso le costellazioni. Non a caso anche le piramidi, guarda caso, sono a forma conica e guardano il cielo. Anche l'elmo di Oppiano è a forma conica e guarda il cielo. Tutto che propende verso l'alto. Andando a ritroso, le costellazioni non erano collocate nell'ordine attuale, ma spostate o conosciute in maniera diversa. L'essere primitivo, in quel periodo, non possedeva ancora un'intelligenza molto sviluppata e dava un'importanza basilare alle necessità materiali, come mangiare, bere, dormire, riprodursi, andare a caccia, scaldarsi accanto al fuoco, cantare e danzare. Proprio una vita primitiva. Tuttavia l'istinto sommerso iniziava a emergere in lui da una tenebra cosmica remotissima, simile a una luce che lentamente si radiava dentro la sua coscienza e lo induceva a studiare il cielo punteggiando di soli misteriosi. Lui diceva che siano i volti degli dei, ma... O forse erano i segnali dei fuochi degli antenati che indicavano la via verso mondi lontani dove gli stessi riposavano felici. La luna, madre divina come la terra, quando era presente con suo fulgore, era il luogo a cui approdavano i loro sogni. Cioè, voi potete immaginare questa gente di un'intelligenza tutto sommato primitiva, però con questa propensione ad ammirare queste forme naturali immense che loro sognavano e davano un significato del magnifico e un'adorazione. Ma il grande grembo che li aveva generati a volte si assottigliava per scomparire del tutto. Allora gli uomini impauriti, temendo la sua ira, si coprivano la testa con le foglie per fingersi alberi, mimetizzandosi nella foresta, e passavano giorni lì in mezzo così a meditare. C'è questa meraviglia che si vedeva una volta al mese nella sua potenza quando c'era la luna piena. Ecco, una volta placata, la madre riappariva più luminosa, più ridente di prima. Così nella tribù ritornava la calma. Allora si elevavano canti e si danzava attorno al fuoco sacro che proteggeva dal freddo della terra, dal duro grembo.
la madre in cui riposavano coloro che erano stati costretti ad abbandonare i vivi. Il culto dei morti era ammantato di mistero e di paura. Gli addetti alla sepoltura erano personaggi di cui nessuno conosceva la loro identità, poiché vivevano in appositi luoghi, dolmen, per custodire il riposo di coloro che vi giacevano. I dolmen erano delle pietre sovrapposte. Cioè, voi potete immaginare delle pietre immense appoggiate a distanza di una 6-7 metri una dall'altra, e poi sopra queste pietre ce n'era un'altra che faceva da riparo. E molti si sono chiesti come facevano a mettere sopra queste pietre. E un caso ben specifico, che poi anche qua il libro ne accenna, è Stonehenge. Chi di voi non conosce Stonehenge? Che molti si sono detto, però poi alla fine si sono fatte tante ipotesi, ma la verità, secondo me, chissà che un giorno forse verrà fuori. Beh, sai, le teorie sono moltissime. Se tu pensi che ultimamente hanno addirittura ipotizzato che le piramidi dell'antico Egitto fossero state costruite utilizzando un cemento che era compatibile con gli elementi naturali, con la tecnologia che avevano gli antichi egiziani. Ci sono tecnologie che sono scomparse, abbandonate o dimenticate, che in realtà sono molto molto semplici. E poi ricordiamo, insomma, la capacità di meditazione dei telecinesi potrebbe anche sussistere. Infatti questa è una delle ipotesi, che proprio questa forza energetica riusciva ad alzare queste pietre. Però, sai, siamo in un campo ancora... Beh, sai, la buttiamo lì come provocazione. Sì, metti che le abbiano seminate da piccole e poi le hanno curate e le hanno fatte crescere. Però, che le scusa è? Come si cura? Come tu pianti il seme, lo annaffi, lo coltivi, lo curi, lo poti, le stai attento e lo fai crescere una pianta, pianti il sassolino piccolo e lo coltivi. Sì, no, adesso magari noi ridiamo di questa cosa, no? Però... cioè uno prende in mano una pietra, sente la freddezza, cioè uno che magari mentalmente non è preparato a una visione, come si può dire, anche karmica di questa cosa, no? Ma la pietra è viva. Sì, ma tutto è vivo. La pietra è viva. Ogni cosa contiene la vita. La pietra ti dà energia. Sì. Beh, sai, la famosa discussione è stata fatta anche, l'abbiamo fatta anche di recente, non ricordo più dove, sul discorso ad esempio delle statue degli artisti. C'è la teoria che uno dice, vede un masso di pietra e va a scolpire quello che lui pensa. L'altra teoria dice che in realtà quella statua è già dentro e lo scultore osserva, la riconosce e la fa solo uscire, gli tira via la crosta, praticamente la spoglia delle cose che sono eccessive. Quella forma è già presente nella roccia, ma qui implica una capacità di percezione che va oltre la forma che si presenta, che riesce a capire una forma più profonda. Perciò la statua deriva da un'intuizione dell'artista, da una sua fantasia, o la pietra comunica come vorrebbe essere, e lo scultore è soltanto quel facitore di una volontà della pietra. È un bel mistero, sì. No? È un bel mistero questo. Sì, adesso inculcare negli ascoltatori questa ipotesi è un po' ardua. Beh, che serve però, di cambiare prospettiva, di affrontare le cose con un'altra prospettiva. Esatto, però comunque noi siamo qui per comunicare e poi... Sì, io dico sempre che sai che i pensieri non sono nostri e di conseguenza se non sono nostri chi sono? Esatto. Costoro dovevano governare gli antenati e fare in modo che non uscissero dal loro sepolcro per terrorizzare i viventi. Per questo motivo erano dotati di funi vegetali che potevano attorcigliare attorno alla vita, in maniera che potessero legare gli spiriti inquieti che volevano continuare a vivere. Non doveva mai mancare una fiamma accesa. Il fuoco era considerato uno spirito protettore degli uomini che terrorizzava i defunti, anche se resi ciechi dalla morte. Ne avvertivano ugualmente il bruciore.
Gli addetti a questo oscuro rituale venivano scelti fin da bambini ed era necessario che fossero forti e impavidi. Dovevano inoltre saper rinunciare ai piaceri della vita e nessuno poteva guardare in viso né parlare con loro. Ma questa rinuncia li rendeva immuni da qualsiasi male o minaccia. Costituivano una specie di sottocasta sacerdotale segreta che compiva e offriva sacrifici spesso cruenti. Nessuno osava opporsi alla loro volontà. Non possedevano né un nome né una qualifica particolare e vi si accennava come i guardiani del silenzio. Infatti, per questo motivo, indossavano spesso maschere rituali che, celando le loro fattezze, ne impedivano anche la parola. Per quanto si possa pensare il contrario, furono proprio i resti neolitici a impadronirsi dell'inconscio collettivo dei Celti, che, come ripeto, vi riscontrarono l'essenza delle proprie origini. Allora i vecchi dei di pietra iniziarono a parlare al loro cuore e alla loro mente tramite le bocche dei primi sacerdoti, che da iniziali sciamani si trasformarono in druidi. In questo lungo percorso iniziatico alla sacralità druidica, non negata al sesso femminile, guardate bene, loro davano la possibilità anche alle donne. No, che poi sapete che questa cosa era nata nel Medioevo con le streghe, che poi ben sapete che fine gli hanno fatto fare i sacerdoti di allora, vi ricordate Giordano Bruno e compagni. Comunque è quasi certo che gli sciamani in un secondo tempo tornarono al loro ruolo iniziale, comparendo a volte sotto l'aspetto del grande druida, dotato di estrema conoscenza dei misteri della vita e della morte. La conservazione delle cose antiche, il loro tramandarsi nella specie, i culti eseguiti dentro le tipiche torri di pietra o assembramenti di menhir che ancora oggi si incontrano intatti. Allora sommerse sotto gli archi delle grandi cattedrali di foglie, ovvero le cupe intricate a foreste, il terrore e il fascino crudele dell'estremo passaggio finivano per diventare parte integrante del loro bagaglio culturale. Menhir, pietre e dolmen, tipica formazione di pietre, non furono dunque esclusivamente segnalazioni sepolcrali, ma testimonianza di luoghi sacri e magici in cui si svolgevano riti propiziatori. Nel momento del silenzio, tale era definito lo stato del defunto. Tutto doveva tacere il suo nome affinché potesse dimenticare la propria identità per proseguire nel suo cammino di oscurità suprema. Ai primordi di questa civiltà, il defunto veniva avvolto in una pelle di lupo o di cinghiale e posto in una buca profondissima finché si identificasse con gli spiriti degli animali, che sarebbero stati poi gli unici compagni di viaggio. Solo in epoca più tarda ebbe il rito della cremazione. Ogni opera compiuta si svolgeva in un'atmosfera di magia. Dapprima il sacro bardo cantava le gesta del defunto, soprattutto se si trattava di un guerriero. Erano vere e proprie ballate che narravano sin dai minimi dettagli le gesta di colui che doveva discendere nel grembo della terra. Poi, a seconda della durata della cerimonia cantata, si poteva comprendere l'importanza del morto. Dopodiché si dava inizio alla danza magica eseguita dallo sciamano o dal druida per propiziarsi la benevolenza degli spiriti affamati e vaganti che volevano divorare il corpo del defunto. E allora loro, facendo questa specie di rituale, pensavano che gli spiriti non mangiassero il corpo del morto. Questa danza mimava suppliche e minacce contro gli stessi, finché non si riteneva fosse cessata la loro azione di disturbo. A questo punto veniva offerto all'officiante il sacrificio del sangue. La vittima prescelta poteva essere anche umana.
maggiori erano. Comunque, guarda che sul discorso dei sacrifici umani non è che gli storici moderni siano molto d'accordo e abbiano trovato molti riscontri archeologici o culturali. Già nell'Ottocento Max Müller diceva che studiando la linguistica indoeuropea non vi era traccia di sacrifici umani. No, infatti anche poi nelle mie frequenti riunioni che vado, quando vedo che c'è la possibilità anche di ascoltare poi gli archeologhi che spiegano tante cose di questo tipo, però l'elmo di Oppiano o il cappello dei magi era un elmo rituale. Sì, ma noi facciamo un'ipotesi di come venisse utilizzato, non è che siamo... Sì, ma adesso non voglio fare il nome di, secondo me, titolata archeologa, studiosa poi dei Veneti antichi. Lei stessa ha detto che può darsi che venisse usato anche per i sacrifici umani, anche qua in Veneto. Sì, può darsi, vedi, quel può darsi... Sì, quel può darsi lascia sempre, sai, a te di... Così, non voglio dire di lavorare di fantasia, però si presume, insomma, ecco, che potessero essere. Infatti qua poi lo dice che sì, a volte si sgozzava una capra, un cinghiale, un maiale. Sì, ma sai, noi l'abbiamo ricordato molte volte, ultimamente l'ha ricordato anche Vernant. Tipo in Grecia il sacrificio della figlia, sia il sacrificio della figlia, si prendeva una capra, la si considerava la propria figlia, la si vestiva come la propria figlia e si sacrificava la capra, però in realtà quella non era la capra ma era la figlia. Se tu la prendi letteralmente dici cavolo, questo uccidevano le figlie, in realtà uccidevano le capre. E anche i nemici, in Grecia ad esempio si combatteva e tu avresti ucciso nemici uccidendo tantissime capre, più capre uccidevi più nemici avresti ucciso, perciò tu sacrificavi i nemici, in realtà sacrificavi le capre. Però cosa vuoi, c'è sempre questo alone di mistero, noi diamo per buona e poi mettiamo un po' anche del nostro per capire tutti i riferimenti che poi chi ha studiato ci spiega o ci dà indicazione su scritti, insomma. Comunque guarda che anche in Francia dal punto di vista archeologico non c'è quasi nessuno che sostenga l'ipotesi che i Celti avessero sacrifici umani, lasciando in pace il buon Giulio Cesare, che va bene, Giulio Cesare era un militare, di conseguenza insomma deve sempre dipingere i nemici più cattivi, più feroci e diversi da lui. Ah sì. Siamo, la propaganda la conosciamo. Sì, sì. Beh, sai, la storia l'ha scritta il vincitore, allora è ben facile capire, no? Infatti qua dice, no, maggiori erano i pregi, maggiore era la possibilità di assurgere all'ara sacrificale, la si sgozzava, le si tagliava la testa offrendo il suo sangue al sacerdote, che subito dopo veniva preso da un'ebbrezza sacra. Roteando su se stesso, avvolto da un mantello bianco di stoffa grezza, appariva trasformato in un vortice di energia incandescente. I resti della vittima venivano messi a cuocere in un calderone. Sarebbe stato il pasto sacro a cui avrebbero partecipato i druidi e i bardi. Comunque, guarda che anche ultime ricerche, il cannibalismo non è stato mai rintracciato in Europa. Cioè, non c'è mai stata traccia di cannibalismo in Europa, cioè, nel senso, per quanto ci hanno fatto, anche si parlava, sai, delle isole molto a nord, e anche lì effettivamente non vi è traccia di cannibalismo. Se vuoi c'è una telefonata, vuoi che la facciamo passare? Facciamo passare. Sì, pronto? Sì, Giampaolo. Ciao. Ciao, e anche all'ospite. Niente, volevo solo puntualizzare oggi che guardo sempre Gheorgheo e sono visto la commedia ebraica. La commedia ebraica che costa un sacco di soldi, perché giù e sud lì, meridionali, spendono un sacco di soldi per vedere, oh, sono bravi, perché nella filodrammatica meglio di loro non ce ne sono. Ma vedere veramente la commedia ebraica è una cosa straordinaria. Vedessi il lusso, veramente lo sperpero di soldi per le piazze, per cosa, con tutte queste storie, queste commedie bibliche ebraiche, che non so capire come si possa mettere assieme
il sacro con la S maiuscola con queste robe qua, perché veramente se vediamo anche cos'è veramente, com'è descritta la storia di questo tizio, veramente ti chiedi sempre, ma è filodrammatica o no? Per me è filodrammatica, perché non c'è niente che regga in maniera positiva, non esiste, non c'è. Non si attacca in nessun posto, cosa dici? Sì, ma di fatto, ma sai, una cosa, volevo, visto che anche Ettore ne ha accennato alla capacità degli antichi, qualcuno ultimamente ha formulato una teoria, si chiama teoria degli occhi collaborativi. Tu che sei un pittore, e dice che gran parte della capacità dell'uomo di comunicare o di creare società deriva dalla capacità di osservare o di guardarsi. Certo, ma io ti dico di più, che proprio io, perché adopero il colore ormai da 45 anni circa, però ti dico, mi ha distrutto dentro, perché l'autosuggestione, e io mi permetto di parlare di autosuggestione, parlo per me, sai, perché io sono molto molto autosuggestivo, cioè non è che sia forte come credo di essere, sono un debole, perché la sensibilità è una debolezza tremenda. Purtroppo, cosa vuoi che ti dica? E io veramente comprendo anche questo modo di esporre, però cerco di tradurlo sempre in maniera artistica e in maniera filodrammatica, ma dalla filodrammatica e arte passare agli alti piani trascendentali, i quali io non mi permetto neanche di immaginarli, non di... Noi siamo sempre immanenti. Bravo, siamo all'unisono con te. Bene. Veramente, Francesco, ti sento all'unisono, perché non, guarda, illusioni, niente. Sì, sì, ma infatti. Disperazione, perché dentro di me, per carità, c'è la disperazione. Poi ci sono quelli che sanno già tutto, che non, il papà problemi, non gli nappa che conosce l'aldilà, per esempio. Giusto, cioè i papi, quei papi, per dire, tu lo dici, tu lo dici, tu lo dici che conosce l'aldilà. Conoscono l'aldilà, sono pacifici, sono forti. Guarda che loro non hanno problemi, hanno le idee chiare. Io invece sono un disgraziato che veramente... Forse hanno le idee chiare, ma magari le idee confuse. Loro sanno, hanno le idee molto chiare. Te lo dicono sinceramente, ma non solo loro, tutti quelli che intavolano un discorso trascendentale lo sanno, punto e basta. Vedi i vari incerchiati, dico io, perché quei libri li ho letti 30 anni fa, e non solo quelli e altri e via dicendo, sanno tutto. Esatto. Mi fanno paura e quindi io mi ritiro, dico io, non so. Sai, serve da dire, serve da parafrasare una famosa frase di dire, quando parla di verità metto mano alla pistola. Francesco, ti dico una cosa, forse sono talmente credente che non mi permetto neanche di immaginarlo un Dio, e neanche di chiamarlo Dio, perché mi sembra arrogante. Non dico niente, mi zittisco e dico, è quello che è, non lo so. Io abbraccio il caos, te l'ho detto ancora, no? Sì. Quelli che snobbano il caos, vorrei chiedere a quei signori, ma sapete cos'è il caos? Io non lo so, voi lo sapete? Sì? Tutto è al di là del tutto, perché dentro al caos manca qualcosa, scusami, manca qualcosa dentro al caos? Il caos non è indeterminabile dalla tua coscienza, dalla Bravo. Tua capacità. Allora, indefinito, nell'indefinito c'è tutto o il di più anche? O abbiamo bisogno della religione rivelata per dirci cos'è e cosa non è? Io mi fermo e dico, aspetto, e rimango meravigliato del circostante, come diceva Einstein quando ha detto, a 17 anni era al liceo classico e ha rinunciato a qualsiasi religione, e il preside gli fa, ma allora tu non credi a niente,
Beh, se credere significa credere a dei dogmi scritti, sono il più grande ateo. Se credere significa meravigliarsi del circostante, sono il più gran credente. E io mi meraviglio, punto e basta. Ah, bene. Carpe diem, prendo l'attimo. Benissimo, grazie Giampaolo. Non so altro dire altro. Chiarissimo. Mi scuso dell'interruzione. No, figurati. Ciao Giampaolo. Grazie molto di essere ciao, là. Ciao, ciao, ciao. Vuoi dire qualcosa Ettore sulla cosa o sono tantissimi gli elementi che Giampaolo no, ha già detto tanto Giampaolo che lasciamo al prossimo ascoltatore. Sì, pronto? Buonasera. Ciao. Volevo dire, sono Cristian, volevo dire a Giampaolo che è troppo facile a volte essere agnostici. Ma no, piano, non fa nostre polemiche con gli altri, cioè tu esponi quello che sei te, gli altri sono quello che sono, cioè non facciamo polemiche fra ascoltatori, non siamo qua a dire ad accusare gli altri. Se tu hai un'idea, la dici la tua idea, attaccare l'altro perché si difesce in una certa maniera, mi no, ritrovo ma assurdo. Non buttare così troppo, cioè guarda che stai. Ma no, cioè uno che mi chiami radio e dice fa, no, perché lui. Ma scusa, lui ha esposto delle sue visioni del mondo. Se tu hai una visione del mondo diversa, la esponi, non dire ma no, è troppo facile. Ognuno è quello che è e fa quello che vuole, dice quello che vuole sì, no, e pensa quello che vuole. Di conseguenza, cioè non, partire col dire no, questo no, è troppo facile. Ognuno arriva alle sue elaborazioni con fatica, di conseguenza parliamo delle proprie idee e non facciamo polemiche tra gli ascoltatori. Cioè, tu cos'è che devi dire? Cosa pensi? Cosa volevi dire? Dovevi dire soltanto questo o volevi dire qualcosa di più concreto? O sei soltanto qua perché ti dà fastidio che uno esponga delle sue visioni che no, possono no, essere condivise o non condivise? Si parla sul contenuto, sul significato. Di conseguenza, cioè, esordire. Ma è troppo facile. Niente è facile nella vita. Una persona che ricerca è sempre una persona che ricerca. E di conseguenza ascoltiamo. Se non ti va di ascoltarla, fatti no, su Radio Maria, scusa, cioè, ma è che uno deve fare è troppo facile, è troppo facile cosa, non c'è nulla di facile nell'esistenza. E non facciamo polemiche tra gli ascoltatori, dai, cioè, nel senso. Calmo. No, io sono calmissimo, sono calmissimo. Sono calmissimo. Tu cosa volevi dire? Stia buono. Tu hai qualcosa? Io volevo solo dire che ultimamente, no, la parola agnostico è soltanto ma sta attento qualcosa. Il fatto ora se tu sei qualcos'altro dici io sono, io affermo, io dico io quello che sono. Dicono gli altri non mi importa, io non sono, io sto prendendo soltanto visione, sono testimone vabbè, sei testimone, non sei testimone in quanto sei attore, sta dicendo qualcosa ma non puoi parlare attaccando gli altri, dai scusa Io non attacco nessuno cioè, perché devi, scusa allora dici se agnostico cosa? Dici se agnostico. Si sbaglia, non deve. Dici cos'è l'agnostico? Dici se agnostico, avanti. Dici se agnostico, due punti. Dici se agnostico. Cosa significa agnostico? Ultimamente la parola. No, dici se. Facciamo gioco alla fantozzi. Dici se agnostico, due punti, avanti. Mi fa da ridere, mi scusi, cioè, dottore. È un qualcosa di allucinante. Come allucinante? Mi dispiace. Scusa, ma cosa hai chiamato? Cosa hai chiamato? Scusa, dammi la tua definizione di diagnostico, avanti. Dammi la tua definizione di diagnostico. Se non ti piace quello che dicono gli altri, io lo definisco diagnostico così. Dammela, dai, ti aspetto. Dilla. Cos'è che hai? Di cosa significa agnostico per te? Agnostico vuol dire avere una visione praticamente, cioè non credere a un Dio definito, però avere un Dio all'interno di se stesso, cioè avere un Dio che sia proprio. Sì, è proprio, perché esiste un Dio. È d'accordo, dottore? Io non sono dottore, comunque, cioè, scusa, perché gli altri dovrebbero adeguarsi alla tua definizione? Io perché non ci parli di. Perché devi parlare di. Se lei che vuole portarmi dove io non voglio andare. Vabbè, scusa, e se tu fai resistenza? Se ti voglio portare da qualche parte, fai resistenza? No. No, io fa non resistenza. Faccio resistenza, è lei che fa resistenza. Come faccio resistenza? Ti sto lasciando parlare, scusa. Mi porta dove vuole portare. Vuol dire che ti posso portare, vuol dire che tu puoi essere portato dove ti voglio portare. Dove ti voglio portare? Ti voglio portare e fare esporre le tue idee, dai, scusa. Ecco, mica te la voglio impedire. Cioè io non voglio fare, cioè io, cioè sono abituato a un'altra radio, ha capito? Cioè io non scusa, no, chiama un'altra radio, se sei abituato a un'altra radio perché chiami qua? Scusa, cosa è una radio libera e non... Ma scusa, vabbè, devi fare pubblicità a un'altra radio, chiama un'altra radio o sei qua a fare pubblicità? Scusa. No, questa radio l'ho scelta io e non è per questo. Cioè, allora, chi decide di comunicare visto che si è chiamato? Allora, invece, scusa, questo non è un concorso televisivo, non si sta premiando nessuna radio. È inutile che mi venga a dire che non sei abituato così. Allora, se non sei
sei abituato così, o ti adegui alle regole di Radiogramma 5, se non ti piacciono le regole di Radiogramma 5, vai avanti su un'altra radio. Cioè, nel senso che noi non abbiamo l'Auditel, Radiogramma 5 non ha l'Auditel, di conseguenza non è che noi ci teniamo a fare statistiche. Sì, no, ma comunque neanche a farmi portare in discorsi, ha capito, non mi faccio navigare, ha capito, da qualcun altro. Ma nessuno ti tira, stiamo discutendo. Cioè, può capitare di discutere con delle cose che non ci piacciono, cioè uno espone, se tu chiami è per parlare, o stanno zitti, lo facciamo, nessuno, perché parla di offese, stiamo parlando di idee, hai qualche idea? Devi proporre qualcosa, vuoi comunicare qualcosa, hai pensato qualcosa di grande, hai pensato qualcosa di bello, diccelo, non ti ascoltiamo. Va bene, dai. Cosa va bene? Cosa? Scuse, mi scusi. Ma se nessuno non... ti chiede le scuse, chi te l'ha chiesto le scuse? Se quando mai abbiamo chiesto le scuse a qualcuno per le sue idee? Le abbiamo sempre accettate? Ti devi scusare. Va bene. Cioè, vabbè, avete qualche idea più importante a parte queste cose qua? Vuoi dirsi qualcosa di significativo? Sì, sì, no, beh, ma senz'altro, cioè lei copre tutto, e senz'altro, cioè lei porta quello, cioè, che quello, io cerco, quello cerco di dire, ma dimmi qualcosa, per cosa hai chiamato? Stiamo qui a smenarcela, è semplice. È semplicistica, lei vuole vedere quello che vuole. Cosa è semplicistica? Vedere, cioè, scusa, tu chiami per parlare, ecco, dimmi un'idea su cui discuta. Ma insomma, ecco, questa è la forma proprio più... È riattaccato. Più anche, diciamo, più rozza, ecco, di terminare una discussione, perché... No, mi sembrava che tu non lo stessi provocando, ma lo stessi in un attimino a dirgli di proporsi. Sì. Giustamente, trovo giusto che quando uno interviene in una radio, uno espone le sue idee, tu esponi le tue idee. Eventualmente. Stamattina discutiamo, cioè tu mi dici la cosa, dico, ma io no, la penso così, ma io la vedo così, io so questo, non so questo. Mi puoi spiegare, ma non ti dico no, è troppo semplice quello che mi dici, o no? Sì, sì, no. Però, non voglio spezzare una lancia a favore dell'ascoltatore, perché è stato... nella correttezza, voglio dire, dell'intervento, ecco, questo gli fa anche onore da un lato, perché però comunque poteva a esporre quello che magari dentro di lui aveva da dire, esatto. Ecco, noi l'avremmo ascoltato, l'abbiamo parlato tranquillamente, lo invitiamo a intervenire in una prossima occasione, ecco. Vabbè, comunque, cioè, alla fine io non ho capito cosa pensasse, cosa volesse dire. Infatti neanch'io non ho capito alla fine cosa volesse, magari dentro di lui aveva qualcosa da sviscerare e non ha, e poi nel marasma insomma ha perso il filo. Cosa facciamo? Sono delle telefonate vuoi completare? No, ma le ascoltiamo, perché poi probabilmente... abbiamo solo 10 minuti, vabbè, dai, ascoltiamo. Le ascoltiamo poi. Sì, pronto? Sì, pronto, buonasera. Volevo soltanto rimproverarvi, fra virgolette. Anche a te. La sensazione, mi lasciate dire, bene, no. Sì, no, rimproverarmi perché, c'è, scusa, No, infatti, se me lo lasci dire, proprio per come hai, scusa, io, sta attento, io non accetto rimprovero, io faccio come voglio, scusa, io da te non accetto rimprovero, se vuoi che lo dico, vada qualche altra parte che gli accetti rimprovero, io non voglio rimprovero. Non accetti le critiche, ti sto dicendo. Io non accetto le critiche, non accetto le critiche quando non esordisco così. Ho esordito dicendo che questa è una critica, se tu non me la fai fare e mi parli solo. No, io non accetto le critiche, voglio le tue idee. Ma io avrei anche ragione. Voglio le tue idee. Che idee hai? Dai, dimmi di cosa vuoi parlare. Posso fare una critica o no? No, devi parlare delle tue idee. Perfetto, perfetto, basta, chiuso. Bene. Perfetto. Trasparente te. Tu non puoi fare critiche. No. Io ho fatto una critica. Vietato criticare. Vietato criticare. Vietato criticare. Posso dirlo almeno quello che voglio dire? Dimmi cosa vuoi. Se te lo dai la possibilità. Dillo. Dai, dillo. Non è tua. Tu dai un servizio a questa radio. No, io dico quello che penso. Io non sono la tua dipendenza. Posso fare le critiche nel momento in cui... Io sono la tua dipendenza. Anche alle mie dipendenze. Assolutamente no. Che devi dare la possibilità alle persone che intervengono di esprimere anche una critica. Se una cosa non ti comoda, è il tuo problema. Io sono con la radio, sono non devi ascoltarla. Sono qui, devi imparare a lasciare parlare le persone.
Io non devi parlo lasciare parlare. Parlare le persone. Le persone per non lasciano parlare, quello riattaccato, scusa, no, io non parlo assolutamente niente, tu non devi destinare assolutamente niente. Mi stai parlando sopra, certo, ed è esattamente certo quello che hai fatto, okay, con l'ascoltatore di prima. Tu dimmi qualcosa, stiamo perdendo tempo, ce la stiamo sminando anche con te. Guarda, ti qualifichi da solo. Grazie per qualifiche, grazie. Anche questo è attaccato. Che facciamo, Ettore? Cosa vuoi? Facciamo passare un'altra telefonata? Allora, dire... Facciamo passare, dai, mai. Ultimi 7 minuti, sì, pronto? Pronto? Ciao, sì, ciao Ivano. Ciao, Ettore. Ciao, ciao Ivano. Attento, a proposito di Stonehenge, no? Sì. Che c'è un libro che parla appunto dei megaliti sulla Dea Bianca di Robert Graves, sì, che sei presente. Ah, sì, sì, che c'è tre parti, tre episodi appunto sul libro, che adesso siete voi da leso quattro cinque righe, comunque c'è lunga, però tanto per dire sì, leggi quei più importanti, un'ipotesi, sì sì, comunque che c'è dei vari periodi che parla, e dice: il tempio di Apollo Iperboreo era Stonehenge, la pianta di, se domanda questo Graves, no? La pianta di Stonehenge ricorda uno specchio rotondo col manico, un terrapieno circolare al quale si accede lungo un viale che racchiude un tempio di pietra pure circolare. L'anello esterno era un cerchio continuo di 30 enormi pietre squadrate che formavano 30 arcate, 30 pilastri e altrettanti architravi. Il cerchio racchiudeva un'ellisse aperta a una estremità, ossia a forma di ferro di cavallo, costituita da 5 dolmen megalitici, ciascuno formato da 2 pilastri e un architrave. Tra il cerchio e il ferro di cavallo si trovava un altro cerchio di 30 pilastri molto più piccoli, e all'interno del ferro di cavallo c'era un altro ferro di cavallo di 50 pilastri più piccoli, disposti in 5 serie di 3 in corrispondenza dei 5 dolmen. Adesso qua, dopo naturalmente va avanti ancora 2-3 pagine, lunghetto sto periodo dei tre che parla nella nota finale, di sai che sei note in fondo al libro, che sei, forse il termine ferro di cavallo tra virgolette è sbagliato, dice, la sua forma stretta farebbe pensare piuttosto a un ferro d'asino. Se Stonehenge era il tempio apollineo e se Pindaro nella decima pitica si riferisce agli stessi iperborei di cui parla Ecateo, deve essere stato un ferro d'asino, perché nella sua descrizione le loro feste in onore di Apollo sono simili alle feste in onore di Osiride o Dioniso, il cui trionfo sul proprio nemico Set, il dio asinino, era celebrato con un'ecatombe di asini. Ma è chiaro che alla metà del V secolo a.C. il legame tra la Grecia e i Iperborei si era interrotto da tempo. Adesso qua va avanti con... C'è da quello dell'Apollo Iperboreo, è sempre una tematica importante, curiosa, sì. Comunque quella di Thule e altre cose, come dell'origine artica, sì, delle popolazioni. Mi ho trovato appunto che parlava prima Ettore della dea appunto, che diceva che i dolmen, questi megaliti, guardava in alto, no? Puntava verso l'alto, verso la luna. Era misera venire in mente il libro appunto La Dea Bianca, cioè ho fatto un affronto, un confronto, sì. La Dea Bianca alla luna, ho preso il libro dato che avevo qua, comunque che c'è centinaia e migliaia di libri. Sì, sull'argomento è anche interessante. Sì. Era approfittare di un parere, insomma, ecco, di un parere, un autore è autorevole. Sì, naturalmente questo se Graves, naturalmente che c'è altri che parla, che c'è altri. Ivano, purtroppo abbiamo 3 minuti, volevo lasciare a Ettore a parlare delle conferenze. Sì. Mi dispiace. Anche qua trovare il libro, sento subito, sono da solo.
il caso non esiste. Forse. Esatto, non esiste. Bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao Ivano. Vedi, quello che hai detto è vero. Poi gli autori magari ci mettono un po' di suo nella loro visione, non voglio dire fantasia, ma magari nelle loro ricerche. Per esempio, la Pina Andronico dice: il megalito di Stonehenge rappresentava la ruota della vita, l'ovulo della dea della fertilità, la primordiale dea madre che secondo l'antica credenza si celava in ogni pietra. Più sassi si accumulavano, più lo spirito accresceva di densità la propria energia. La postazione a cerchio evocava anche la luna e il sole, le cui luci si concentravano nel suo interno. Stonehenge si può definire una zona sacra, di origine formata da tre cerchi concentrici, però la sua area era ben definita e complessa. Ciò non ne rappresenta solo dei frammenti della grande ruota, i cui pilastri avevano una disposizione precisa, ossia si distanziavano esattamente tra loro e sono passati circa 7000 anni. Al contrario di ciò che affermano molti studiosi, le pietre usate per ogni cerchio erano di colore diverso: bianche per la luna, blu per il cielo, ocra scuro per il sole, che acquistava importanza soprattutto al tramonto, quando i suoi raggi penetravano nel santuario e indicavano per frazioni di secondo un messaggio ogni giorno diverso, sfiorando una parte di pietra e di terreno che veniva segnato dagli officianti di allora, e si aveva una risposta da parte della divinità madre di tutti gli esseri alle cose che erano state richieste. E durante il solstizio d'estate le varie tribù si riunivano, cessando qualsiasi inimicizia o guerra, per venerare e chiedere protezione. Ecco, come ben capisci. Un minuto, Ettore. Un minuto. Come vedi, il tempo a Radio Gamma 5 è impietoso e corre. Comunque, dai, abbiamo avuto modo di ascoltare anche, di sentire degli ascoltatori. Non ne vogliano a Francesco, credetemi, perché è di un cuore grandioso. Certo che magari se viene stuzzicato, lui non è uno che si arrende. Lui è un vero guerriero celtico. Questo lo devo dire, ecco. Sì, volevo ricordare questo appuntamento del 14 aprile alle ore 21 all'auditorium di Villa Tora di Saonara. C'è la presentazione con l'autore Luigi Pellini, che presenterà questo libro, Il Cappello dei Magi, e poi abbiamo il nostro Silvano Lorenzoni, che presenterà una sua ricerca, uno suo studio sui megaliti in Veneto. Bene. Ciao a tutti, ci sentiamo giovedì prossimo, o se no domani sarà Cian del Musso, o se no il Muto, o se no a Saonara. Ciao a tutti. Grazie e arrivederci a tutti.